abbiamo curiosato in una sala pazzesca, frequentata da grandi sportivi, che è lo spinning. Sì, spinning. Ma lei, direttore, è pronto per... Beh, io dare... insegno spinning da circa 20 anni, sono un master caspita. Di indoor cycling. Sì. Ho partecipato alla redazione anche di un volume sul cycling. Sì. E ho frequentato diversi centri, e questo è il centro che frequento più di tutti. Poi, da quando sono diventato il club manager, mi dedico assiduamente a questa disciplina, qui la promuovo, e devo dire che è un'attività veramente aerobica, cardiovascolare, che, diciamo, promuove il benessere, per cui si entra in forma. Non è vero, tutti quelli dicono oddio spinning, oddio faticosissimo, no, se l'istruttore è bravo non c'è fatica, è fondamentale. C'è una progressione, c'è una parte di riscaldamento, warming up, una parte principale, centrale, di allenamento, e faticamento e stretching, come in tutte le attività, per cui progressivamente si comincia a pedalare con la giusta resistenza, si innescano dei metabolismi che cambiano di frequente, i protocolli cambiano di frequente, per cui si crea un allenamento per mesocicli, e vedo che gli abbonati apprezzano, vengono numerosi, e poi stanno bene e ci ringraziano perché raggiungono un livello di forma invidiabile, sia mentale che fisica, tant'è vero che l'abbiamo scritto pure nella sala principale, no? In corpore sano, poi manca l'altra parte, mens sana, in corpore sano. Questo è uno dei nostri principi, dei nostri criteri fondanti dell'attività qui presso il Fitness Vianello. Una sola domanda, ma il livello del gruppo deve essere equilibrato? Perché quello che ha detto lei è chiarissimo. Oppure ognuno... Tutti possono partecipare a queste attività. Basta che sia la bici sia settabile in base alle loro dimensioni, per cui dai 12-13 anni agli 80 anni tutti possono frequentare, possono partecipare, naturalmente con dovuti accorgimenti. L'istruttore li segue, sente la loro frequenza cardiaca, li incoraggia, certo, e evita che si arrivi poi a una fase ipoglicemica, per cui cerchiamo di quando lei dà il ritmo il ritmo è dato dalla musica, dal brano, dal beat musicale, sì, per cui andando a tempo è l'unica costante in tante variabili, perché la variabile c'è la frequenza, c'è la resistenza, il carico, che è fondamentale. Il carico è fondamentale in tutte le attività, in tutti gli sport, non ultimo la sala fitness e la sala cycling, e anche poi la sala fitness per i corsi, per cui ecco, ci sono dei piccoli accorgimenti da seguire. Naturalmente non devono venire a digiuno, perché poi non hanno nulla da bruciare, ma per questo comunque io mi porto dietro sempre delle vaschette di miele, non si sa mai, questa è l'esperienza. Lei è pronto per la sua lezione, se permette? Sì. Noi approfondiremo, perché ho tante domande da farle. Noi siamo qui a disposizione. Grazie.